Ciao ragazzi e ragazze, ben ritrovati sul canale, un calorosissimo benvenuto a chi si trova sul Bagatto e alla Papessa per la prima volta. Io sono Rose e con questo video interattivo vedremo insieme cosa indicano tutte le sincronicità che state notando in questo periodo. Il video è valido in qualsiasi momento voi lo apriate, potete pensare a due sincronicità o a più sincronicità al contempo per vedere che tipo di messaggio hanno per voi. Introduzione doverosa, cosa intendo per sincronicità? Tutto quello che può essere un messaggio di allineamento fra voi e l'universo, per cui numeri doppi, piume, animali, edifici che vedete in maniera ricorrente, nomi, lettere, musica, cuori, qualsiasi cosa che in qualche modo vi fa capire che c'è qualcosa di sottile che sta comunicando con voi. Sempre all'interno di questo interattivo chiederò anche se avete notato tutti i segnali o se dovete coglierne alcuni. Io vi chiedo di fare un respiro profondo e chiudere gli occhi, concentrarvi, radicarvi e chiedere a voi stessi che significato hanno le sincronicità che state notando in questo periodo, pensando ad una o a più sincronicità in particolare. Nel riaprire gli occhi scegliete la variante che vi ispira di più fra la prima con la corniolina rossa e il mazzo di tarocchi di Nicoletta Ceccoli, il secondo con il turchese e il mazzo di The Light Seer's Tarot, e la terza con la serpentina verde e gli After Tarot. Io spero che voi abbiate già scelto, se non avete ancora scelto, mettete in pausa adesso il video e intanto andiamo alla variante numero 1. Benvenuta variante numero 1, andiamo a vedere insieme cosa vogliono dire le carte di te e della situazione che stai vivendo, così che tu possa riconoscerti in questa variante. Ovviamente, come vi dico sempre, se vi rendete conto che le carte non stanno parlando di voi, che non è la vostra situazione, tornate all'inizio del video e scegliete un'altra variante. Vediamo un po' cosa dicono le carte di te, variante numero 1, e della situazione che stai vivendo. Allora, anzitutto qui mi parlano di una persona estremamente fedele, leale. A volte potresti essere estremamente estroversa, quindi desiderare trascorrere del tempo con gli altri, altre volte potresti isolarti un pochino. In ogni caso, qui vedo una grande responsabilità. Vediamo cosa aggiungono le carte, chi è la variante numero 1. Ok, qui mi fanno vedere che sei una persona dalle fondamenta estremamente solide. Questo significa che hai dei sani principi, hai ricevuto un'educazione anche abbastanza ricca e standard, diciamola così, hai dei valori etici che sono universalmente riconosciuti. Quello che vedo inoltre è che qui tu sei una di quelle persone che ama le gioie della vita, ama i regali, ama godersi i piccoli momenti, di piacere. Riesci a cogliere i piccoli momenti, le piccole cose. Per te le cose importanti non sono i grandi gesti, disperati e platonici, sono proprio le cose piccole, quelle a cui tu attribuisci un valore di essenzialità e di importanza e che per te sono estremamente importanti. Ad esempio, non ti dà tanto, non dai tanto peso ad un diamante che ti viene regalato, anche se per carità il diamante è sempre una bella cosa per tutti, però potresti apprezzare di più un mazzo di fiori inaspettato, oppure potresti apprezzare di più un biglietto scritto col cuore in un'occasione che non sia una ricorrenza, quindi che non sia un anniversario o un compleanno. Ami le cose che ti arrivano all'improvviso, ami le sorprese. Però le sorprese non devono turbare troppo la tua quiete e la tua comfort zone. Sicuramente qui la tua comfort zone è abbastanza ampia, però questo non significa che tu non sia una persona dinamica. Semplicemente sei una persona che prima di fare determinati passi o di avviarsi verso determinati cambiamenti ci riflette tantissimo. Con questa chiave che è uscita centrale, io vedo che in questo periodo della tua vita tu stai cercando di risolvere diverse questioni. Possono essere legate appunto a questioni di tipo pratico, ma anche questioni di tipo interiore, quindi è come se tu stessi iniziando anche a scavare un pochino di più nella tua interiorità e questo potrebbe essere anche il motivo di quell'orso che mi parla anche di momenti di riflessione, di autoanalisi proprio per l'elevazione. Variante numero 1, io qui vedo che potresti vedere cose soprattutto in casa, quindi questi segni potresti trovarli in casa.
potresti vedere dei fiori o qualcosa legato a dei fiori, quindi presta veramente tanta attenzione al tipo di fiori che stai notando in particolare in questo periodo, perché anche i fiori hanno un loro significato, ma potrebbe essere anche legato a chiavi o qualcosa legato appunto a delle porte. Quindi anche il trovare delle chiavi o il vedere spesso delle chiavi, il concentrare la tua attenzione sulle chiavi potrebbe essere legato appunto a dei messaggi che ti stanno arrivando. In ogni caso, quello che percepisco molto forte per la variante numero 1 è che i segni che tu stai ricevendo sono legati proprio all'ambiente domestico, quindi te li ritrovi in casa prevalentemente o in giardino se ne hai uno, e sono di tipo naturale, ok? Quindi questo è quello che vedo. Molto importanti per te sono il numero 3 e il numero 4, che potresti vedere anche negli orari, durante la giornata. Se ti sei riconosciuta in questa piccola descrizione iniziale, andiamo a vedere insieme che significato hanno i simboli che tu stai vedendo in questo periodo. Essendomi usciti al taglio anche l'orso e il cane, voglio dare loro un significato, potrebbero essere anche degli animali, guida che in questo momento ti stanno aiutando a fare introspezione. Vediamo un po' cosa dicono i tarocchi. Quindi perché ti stanno arrivando questi messaggi? Variante numero 1. Cosa vogliono comunicarti? Allora, qui la variante numero 1, come dicevo, ha una comfort zone abbastanza importante, però quello che vedo è che c'è stato qualcosa che in qualche modo ha ferito la tua emotività, anche in maniera abbastanza importante, qualcosa per cui tu avevi sognato, avevi fantasticato, qualcosa che ti sembrava essere appunto un dono da parte dell'universo, da parte della vita. Qui io vedo questa sofferenza legata poi direttamente ad un arroccarsi. Io vedo anche degli insetti qui, in particolare delle api, ma anche delle vespe, per cui potresti osservare anche api e vespe in questo periodo. Il video, come vi dicevo, è valido in qualsiasi periodo, quindi se sono dei messaggi da parte dell'universo, io non escludo anche vespe e api, non solo in periodo primaverile, ma anche in periodo invernale. Mi fa molta specie questa picca o comunque tutti questi cuori che vengono trafitti. Mi viene veramente molto forte il senso di tradimento in questa variante, quindi delle aspettative che sono state disilluse completamente, un fulmine a ciel sereno che vi ha messo di fronte ad un'amara realtà che non potevate neanche aspettarvi, anche perché qui le carte mi dicono siete delle persone così innocenti, così pure anche, che una cosa del genere, ecco, non vi potevate aspettare potesse capitare proprio a voi, per il modo in cui vi siete sempre comportati, per il modo in cui avete sempre agito, per il modo in cui in genere conducete le vostre relazioni. Infatti, col cane è proprio un cuore fedele. Vediamo un po' perché vi stanno arrivando questi messaggi. Ok, sicuramente qui siamo di fronte ad un richiamo spirituale. Prendiamo, vediamo se così si vede meglio. Esatto. Qui siamo veramente dinanzi a un richiamo spirituale. È come se cercassero in tutti i modi di portarvi verso uno stadio successivo. È emersa la carta del Papa, per cui ancora più forti i vostri valori, la vostra etica, la vostra spiritualità. Questi messaggi vi dicono anzitutto che c'è da cambiare il punto di vista riguardo una situazione che adesso sembra bloccata, però è come se ci fosse qualcosa che voi state ignorando, che voi state trascurando, che non state vedendo con attenzione. E questa cosa, sta in agguato dietro di voi. Quindi è un po' come se fosse una sorta di cautela. Quindi vi mettono anzitutto in guardia rispetto a una situazione. Peschiamo anche l'oracolo, quindi che messaggio vogliono darvi? Rigenerazione. Ok, fondo del mazzo, il fato. Ok, quindi le parche. Allora, vediamo un po'. Qui
Sia il fondo del mazzo, sia i tarocchi mi hanno parlato di una chiusura, di un qualcosa di destinato. Adesso è come se voi foste ancora appesi a questa chiusura, a questa situazione di blocco. Ci sono due parti di voi. Una parte che vorrebbe lanciarsi verso una nuova direzione, verso appunto questa rigenerazione. L'altra parte che si sente ancora troppo stanca. Come dicevo, per la variante numero 1 c'è una comfort zone che in qualche modo vi tutela. Queste mura che voi state creando non sono delle mura dannose, ecco, però sono delle mura che in questo momento vi mantengono in una posizione di stabilità, un equilibrio che voi avete creato e a cui, diciamo, per cui non volete, a cui non volete rinunciare, ecco. Però i messaggi che vi stanno arrivando, anzitutto vi dicono che è arrivato il momento di lasciare andare. C'è un qualcosa nella situazione che voi non avete osservato con oggettività. Infatti vi chiedono di fare un respiro profondo rispetto a questa situazione che vi ha distrutto, vi ha devastato e chiede agli spiriti o ai segni cosa vi è sfuggito, cosa vi è sfuggito di questa situazione, cosa non avete colto rispetto all'insegnamento, perché qui è come se vi foste chiusi, sì, cercando delle soluzioni anche in maniera razionale, però qua vi dicono le soluzioni che state cercando o le motivazioni che state cercando. Non le riuscite a cogliere se mantenete ancora questo tipo di atteggiamento. E infatti qua vi dicono: fermati un attimo, non correre e datti il tempo di capire, di cambiare il tuo punto di vista, di cambiare la tua prospettiva. Poi qua dicono: è arrivato anche il momento di studiare, di approfondire determinate questioni che io colgo non soltanto dal punto di vista spirituale, ma anche legato al perché vi succedono queste cose. Questa rigenerazione, questo risveglio che vedo dal punto di vista spirituale potrebbe essere legato non solo a questo cambio di punto di vista che vi potrebbe rendere ancora più spirituali e cercare una nuova dottrina, un nuovo tipo di partner, un nuovo lavoro, quindi qui vi stanno incitando al cambiamento, ma anche proprio a lanciarvi, a recuperare le energie, a lasciare andare questo senso di vuoto e di perdita che avete. E infatti qui il messaggio che mi arriva da queste energie è proprio quello che in qualche modo voi siete rimasti ancora con quelle energie di perdita, come se vi steste accontentando del sentirvi continuamente prosciugati in maniera inconscia, per senso di colpa, perché non riuscite a perdonare la situazione, perché non riuscite a lasciarla andare, perché lo volete trattenere, perché avete sentito che non vi meritavate questa situazione. Questo senso di perdita che continuamente avete adesso vi sta bloccando. Per cui i segni che voi adesso state vedendo in questo periodo, che sono strettamente legati alla natura, vi chiedono di radicarvi, di cercare di capire cosa era nascosto in questa situazione, cosa poteva non andare bene per voi e che non era davanti ai vostri occhi. Quindi vi stanno mettendo allerta. Cambia idea, cambia prospettiva, cambia il tipo di percorso. Chiudi le situazioni che adesso, o comunque i canali energetici che adesso ti stanno prosciugando. Non chiuderti in te stessa, ma chiudi ciò che di esterno ti sta facendo male e riapriti di nuovo all'universo. Qui i simboli vi parlano comunque di una rigenerazione, come vi dicevo, di un risveglio, di una rinascita, di una ripresa, di una situazione positiva. Se siete alla ricerca di qualcuno, qui potrebbe arrivare la persona giusta. Se siete alla ricerca di un medico, potreste trovare lo specialista che fa per voi. Se siete alla ricerca comunque di una guida, di un mentore, di qualcuno che vi possa aiutare, di una persona a cui affidarvi, ecco, questa persona sta per arrivare ed è una persona anche abbastanza evoluta. Quello che però serve da parte vostra è proprio il lasciarsi andare e buttare giù queste barriere. È molto interessante il fatto che ci siano sia la carta della casa sia la carta del 9 di bastoni, che mi parlano appunto di barriere molto alte, ma anche la carta dell'appeso che mi parla di blocchi. Però la cosa che mi fa veramente sorridere è questo tentativo di messaggio che vi sta arrivando. Secondo me non avete colto neanche tutti i messaggi. Occhio! Occhio agli uccellini, perché anche questi, come dicevo, tutti i messaggi di tipo naturale, gli uccellini, le lucertole, gli spiriti guida che potrebbero essere, perché nella lettura sono apparsi gli uccelli, per cui ci sono comunicazioni in corso, dovete ascoltare quello che vi viene detto, applicatela a chiaroscienza, gli spiriti vi parleranno attraverso anche delle parole, di amici, di interattivi, di qualsiasi cosa, per tirarvi su di morale.
Le lucertole, quindi gli spiriti di fuoco, dovete ripristinare la vostra energia, cercare di adattarvi alla situazione per evolvere e cambiare al meglio. E poi erano usciti il cane, quindi cercare di essere fedeli a se stessi, e l'orso, che è un animale guida molto importante perché è molto coraggioso e legato alla famiglia, quindi potrebbe darvi anche indicazioni di questo tipo, cercare di riappacificarvi se avete allontanato qualcuno dalla vostra cerchia. Ma io qui vedo proprio che avete bisogno di rigenerarvi, avete bisogno di maturare nu nuovamente le energie, di riprendervi, e quindi questo è un messaggio di ripresa, quindi una nuova occasione per voi. La Fenice che rinasce dalle ceneri. Vediamo un po' cosa vi consiglia il Moonology, variante numero 1. Tempo di respirare o di fare un sospiro, quindi tirare fuori l'aria, tirare fuori le energie, riposarsi. Questo è proprio un momento di rigenerazione, di ricarica delle energie. Non vi preoccupate se sembra tutto fermo, in realtà è funzionale ad una ripresa molto importante dal punto di vista energetico, proprio per prepararvi a un qualcosa di nuovo, ok? Variante numero 1, io spero che la lettura ti sia piaciuta, che abbia risuonato con te e che tu abbia trovato delle risposte. Se l'interattivo ti è piaciuto e ti sei ritrovata, lasciaci un like. Come sempre ti ricordo che se non ti sei ritrovata nella variante, nella lettura, puoi sempre tornare all'inizio del video e scegliere un'altra variante. Con questo ti saluto e ti aspetto al prossimo interattivo. Ciao! E andiamo alla seconda variante con il turchese. Benvenuta seconda variante. Anzitutto, per farti capire se la lettura è destinata a te, andiamo a vedere cosa ci dicono le carte riguardo la tua situazione attuale, la tua personalità. Poi cercheremo di capire anche i segni che stai vedendo e infine cosa vogliono comunicarti. Quindi vediamo un po' variante turchese. Intanto vi dico, in questa variante sto percependo l'energia dell'estate, in particolare del mare. Vediamo un po' chi è la variante numero 2. Ok, qui mi fanno vedere anzitutto un viaggio e una figura maschile, quindi potrebbe esserci uno spostamento o un cambiamento legato ad un uomo per la variante numero 2. Occhio, variante numero 2, prestate attenzione anche alle barche, all'acqua, al mare, mi sta uscendo in quasi tutte le carte. Ok, chi è la variante numero 2? La variante numero 2 è una persona di buon cuore, una persona innamorata. Visto che l'acqua mi è uscita in quasi tutte le carte e poi qui il cuore comunque associato alle emozioni, quindi a livello archetipico anche all'acqua, vi dico che l'acqua per questa variante è molto importante, o comunque in questo periodo le vostre emozioni. Emozioni che io vedo a mille, quindi qui c'è proprio la conoscenza di questa nuova persona, o comunque il rapporto con questa persona che vi sta portando a crescere, che vi sta portando anche a guarire determinate ferite del passato. Io vedo una persona sognatrice, aperta, di buon cuore, generosa, molto empatica, e qui, come vi dicevo, sento anche l'energia del quarto chakra molto aperto, ma anche del terzo in realtà. Quindi qui percepisco le energie del cuore, della gola e della creatività abbastanza allineate, quindi abbastanza armoniche. Questo periodo di grande creatività potrebbe essere legato appunto dai sentimenti che in questo momento stai vivendo con questa persona nello specifico. Ovviamente qui è uscita una figura maschile, ma potrebbe essere il partner a 360 gradi, perché come ben sapete in questo canale non facciamo distinzione di genere di orientamento durante le letture che possono parlare di sentimenti. Quello che vedo qui è che ci sono ancora delle potenzialità inespresse che stai iniziando a vagliare in questo periodo. E le stai vagliando proprio perché questa spinta emotiva molto forte che ti ha sbloccata ti sta facendo iniziare a provare anche più amore nei confronti della natura, più amore nei confronti di te stessa. Quindi
perché l'amore che stai provando nei confronti di questa persona ti sta elevando dal punto di vista energetico. Vedo delle energie molto pulite qui, una grande capacità di comunicazione, soprattutto, come vi dicevo, dal punto di vista artistico. Qua c'è anche una buona carriera o comunque una buona propensione verso le discipline, cioè i lavori che possono portare un avanzamento di carriera e un riconoscimento pubblico. Vedo che per alcuni qui c'è anche il venire proprio allo scoperto, quindi potrebbe essere che per alcuni di voi, variante numero 2, ci sia proprio, non so, un'esposizione, una mostra, il presentare un vostro progetto importante, ma anche il venire a nudo in una relazione, quindi venire alla luce del sole, perché no? Però quello che vedo qui è proprio questo riconoscimento pubblico che a voi sta facendo veramente tanto bene al cuore. Variante numero 2. Spero che tu ti sia riconosciuta perché le energie sono veramente molto positive e se ti sei riconosciuta andiamo a vedere cosa vogliono comunicarti i segni che stai vedendo. Se non sono, se la descrizione non è la tua, probabilmente la variante non è per te, quindi torna all'inizio del video e scegli un'altra variante. Quali possono essere i segni che state vedendo? Mi viene molto importante il simbolo del cuore, visto che è uscito qui, nuvole a forma di cuore. Mi vengono anche l'acqua, fontane, la luna se necessario. Un altro messaggio che mi è venuto in mente, perché me l'hanno suggerito a un certo punto, è ricorda che è single, che qui potrebbe essere in arrivo qualcuno. Quindi la nave col gentiluomo può indicare tranquillamente un ritorno, ma potrebbe essere anche qualcuno di nuovo. Questa cosa comunque vi farà stare benissimo, ok? Quindi per alcuni qua c'è proprio una questione di tipo sentimentale. E se siete single, sappiate che già un minimo di interpretazione verranno date le prime tre carte. Io le estraggo a ventaglio, come sapete, per cui sono veramente delle belle carte. Un altro messaggio che mi viene per alcuni di voi è che i messaggi potrebbero arrivarvi anche in sogno, quindi potreste sognare delle situazioni, potreste sognare di stare in mezzo alla natura, potreste sognare spesso il mare o l'acqua, i laghi, potreste sognare anche di vivere nel passato e potreste anche sognare specchi. Per questo percepisco proprio un rinnovamento dell'energia personale e come vi dicevo percepisco tantissimo l'energia dell'estate qui. Quindi se deve manifestarsi qualcosa di importante per alcuni di voi potrebbe manifestarsi in estate o alcuni di voi sono nati in estate o hanno dei progetti molto importanti che devono svolgere durante i mesi estivi. Vediamo un po' cosa vogliono indicarvi i messaggi che state vedendo in questo periodo. È uscito di nuovo un cuore, ma con il 3 di spade. Cosa vogliono dirvi i segni e i simboli che state vedendo in questo periodo? Variante numero 2. E qui c'è un re di coppe con un 9 di bastoni. Quindi, anzitutto, qua c'è proprio ancora l'acqua, vedete? Ecco i miei animali, di nuovo la barca come simbolo, per cui occhio alla barca se non l'avete già notata, potrebbe essere un simbolo, ma anche tutte le creature acquatiche, quindi la stella marina, il pesce e altri simboli che possono essere legati come ad esempio i coralli, le alghe e così via. Mi viene in mente una cosa. La stella marina è il simbolo anche di rigenerazione dal punto di vista spirituale, per cui occhio, magari durante l'estate, come vi dicevo, il re di coppe è anche un segno d'acqua, quindi potrebbe indicare anche questo, quindi l'estate che sta arrivando, il segno del cancro. La stella marina è indice proprio di guarigione dal punto di vista emotivo, di ricomporre una parte di sé, di recuperare un qualcosa che era stato perso. Io qui vedo che in questo momento voi avete alzato le difese, state cercando di recuperare l'equilibrio emotivo, quindi vi siete barricati, state cercando di costruire una sorta di torre di guardia per vedere quello che succede, quello che non succede, affrontare le cose da un punto di vista più oggettivo. Quello che vedo però è proprio un'espansione del vostro cuore. È proprio questo stare tranquilli, non essere sommersi e immersi nelle emozioni, ma proprio sorreggersi. Per alcuni di voi qui potrebbe esserci di nuovo di mezzo la frequentazione con un uomo. Vediamo cosa vogliono dirvi i messaggi.
Singolare, molto molto singolare. Allora, per alcuni di voi qui vedo una sofferenza o comunque vedo, sono usciti due re, per cui presumo che proprio la questione qui sia dal punto di vista sentimentale. Allora, cosa mi dicono? Vedete, qui c'è un re di coppe che è molto più emotivo e un re di spade. Altri simboli che potreste vedere in questo periodo sono gli animali, in particolar modo lo scoiattolo, la civetta, il corvo. Allora, cosa vi vogliono dire anzitutto tutti questi animali che sono emersi? Uno di questi giorni farò anche una lettura di questo tipo, però in generale questi simboli che se non li state ancora notando, sappiate che vogliono incoraggiarvi a fare la scelta giusta, a vedere chiaramente nelle situazioni, perché qui la variante numero uno è estremamente emotiva. Quello che vedo qui è che c'è stato un momento di sofferenza molto forte dal punto di vista emotivo. Come vi dicevo proprio, potrebbe esserci, visto che sono usciti diversi uomini, potrebbe esserci stato l'allontanamento di qualcuno. O una ferita ancora aperta nei confronti di qualcuno che appartiene al vostro passato. Per cui tutti i simboli che vi stanno arrivando vi indicano proprio che è arrivato il momento di guarire le vostre ferite emotive, è arrivato il momento di andare oltre, è arrivato il momento di imbarcarvi verso un qualcosa di completamente nuovo e vi faccio notare ancora il simbolo della barca, quindi se non l'avete ancora notato questo è un simbolo molto importante per voi. Le sincronicità a cui state assistendo in questo momento cercano di ricordarvi quanto potreste essere felici lasciandovi alle spalle determinate sofferenze, determinati dolori nel cuore. È arrivato il momento proprio di lasciar cadere tutte le sofferenze, di lasciare andare la razionalità, di farsi guidare dal cuore. Questo è quello che in questo momento, nel qui e ora, vi stanno consigliando gli spiriti. Davanti a voi c'è la possibilità di una stabilità dal punto di vista familiare o emotivo, il raggiungimento di un obiettivo, quasi una festa. E quello che vedo però è che questo raggiungimento potrebbe essere comunque questa bellezza nella vostra stabilità potrebbe essere messa a dura prova da parte di un uomo. Per cui vi mettono in guardia anche nei confronti di questa figura maschile. Per ognuno di voi potrebbe essere qualsiasi altra situazione. Magari state iniziando una nuova frequentazione e potrebbe tornare all'improvviso qualcuno, ripalesarsi qualcuno del passato e questa cosa potrebbe mettervi un po' in dubbio. Per altri di voi potrebbe essere che qualcuno all'interno della famiglia, che può essere una figura maschile in particolare, potrebbe danneggiarvi o desiderare farvi del male. Per alcuni di voi potrebbero essere diverse questioni, siete tantissimi, però il messaggio che vi vuole arrivare è che anzitutto dovete lasciarvi andare determinate sofferenze e andare verso la vostra strada, partire verso un qualcosa di nuovo, soprattutto dal punto di vista affettivo e se sapete, siete consapevoli che state vivendo un periodo difficile con il vostro partner o se siete rimasti soli single o se c'è una nuova persona all'orizzonte, quindi di dirigervi verso il nuovo e lasciarvi andare questa grande sofferenza che vi ha intrappolato e vi ha imprigionato, quella sofferenza proprio che vi fa urlare, che vi fa piangere, che vi fa disperare e che dovete sopprimere, che avete dovuto sopprimere con la testa. Però qui è arrivato il momento di nuovo di riaprire il cuore. Quindi dicono, la testa l'hai usata abbastanza, adesso è arrivato il momento di riaprirsi alla gioia. Guardate che questa gioia che voi inizierete a provare darà molto fastidio ad una persona. Anzitutto qui c'è Benedetti. Il fondo del mazzo è tra i due mondi. È tra i due mondi, infatti, perché qui vedete, allora anzitutto il fenicottero come simbolo, ma poi proprio la nave, il sei di spade, transitare da un'energia all'altra. Quindi io qui vedo proprio la transizione che può essere da una figura all'altra, dal vecchio al nuovo. Da una situazione problematica a una situazione di estremo piacere. Però vi ripeto, questa cosa sarà un fulmine a ciel sereno per un altro uomo e questa persona potrebbe palesarsi nella vostra vita, però le sincronicità vi avvertono, non è una figura positiva e di cui avere fiducia. È una persona molto fredda, molto logica, che si porta dietro delle energie non troppo positive nei vostri confronti. Quindi siete benedetti, siete guidati dall'altro, dall'alto, sta per arrivare un momento di felicità, sta per arrivare un momento di gioia dal punto di vista emotivo. L'unica cosa che dovete fare è lasciarvi alle spalle le persone tossiche e il non lasciarvi intimorire
da altre figure che all'interno della famiglia possono cercare di remarvi contro. Per alcuni di voi potrebbe anche essere che a seguito di un viaggio che potreste fare o un allontanamento potreste far soffrire qualcuno della famiglia. Quindi per alcuni di voi potrebbe esserci uno spostamento legato a un partner o legato a un nuovo progetto, legato alla vostra passione, e questa cosa potrebbe far soffrire qualcuno. Per cui se siete in questa condizione, mi viene in mente un papà, magari parlate con lui per sanare quelle che possono essere le sue ferite. Vediamo cosa vi consiglia il Moonology, variante numero 2. Anche qui, prenditi il tempo di respirare. Qui alcuni aggiustamenti sono richiesti. Quindi il messaggio qui è abbastanza chiaro, c'è bisogno proprio di transitare verso un qualcosa di più positivo, verso la bellezza dei nuovi inizi. Se in passato ci sono stati periodi di stress o anche situazioni in cui il vostro corpo ha somatizzato quelle che erano le energie della vostra testa e del vostro cuore, questo è arrivato il momento anche di riprendersi, ok? Variante numero 2. Io spero che l'interattivo ti sia piaciuto, che tu ti sia ritrovato o ritrovata. Se ti sei ritrovata, lasciaci un like, lasciaci anche un commento perché sono curiosa di sapere quali possono essere i simboli che stai notando e se effettivamente stai notando altri dei simboli che ti ho raccontato in questa lettura. Se non ti sei ritrovato o ritrovata, come sempre ti dico, torna all'inizio del video e scegli un'altra variante. Ciao! E diamo il benvenuto alla terza variante di questa lettura. Terza variante, benvenuta in questo interattivo. Vediamo insieme anzitutto che energie vogliono dirci, raccontarci le carte rispetto a chi sta ascoltando questa lettura. Come vi dico sempre, se non vi riconoscete nella descrizione iniziale o nella situazione che vado a raccontarvi, tornate all'inizio del video e scegliete un'altra variante. Vediamo un po', variante numero 3, cosa vogliono raccontarci le carte circa la tua energia e la tua situazione. Allora, la variante numero 3 sta affrontando un periodo di difficoltà. Qua mi dicono ci sono delle opposizioni, ci sono degli ostacoli, ci sono delle persone che ti remano contro, ci sono dei rivali molto forti. Qui gli animali che potresti vedere, potresti ricevere come segnale la volpe e il serpente, quindi potresti vederli spesso in giro. Comunque potresti anche vedere ad esempio uccelli morti o piume di uccello, che però ti danno una sensazione di non positività. Adesso vediamo un po'. Quindi variante numero 3, chi è la variante numero 3? Mi piace. La variante numero 3, nonostante stia affrontando un momento in cui le persone le remano contro, ma io vedo soprattutto dal punto di vista lavorativo, se è una situazione affettiva, qui ci potrebbero essere dei triangoli coinvolti. Però quello che vedo in questa variante, anzitutto, che è emersa subito la figura della dama. Venite riconosciuti come la figura della consultante, che voi siete uomini o donne, ma in generale vi dico, se siete uomini, vi posso dire che potrebbe esserci uno spostamento verso una donna in questo periodo che voi volete attuare, o un riavvicinamento nei confronti di una donna. Se siete donne, invece, qua io vedo una sorta di crescita e di tranquillità interiore che voi state cercando. Altro simbolo che potreste vedere spesso sono l'acqua e i fiori, in particolar modo i gigli che emergono in questa lettura. Molto importante anche il numero 3, quindi potreste vedere spesso il numero 3. Quello che vedo è che la variante numero 3, appunto, con questa serpentina è la carta del serpente, ha bisogno proprio di disintossicarsi. Infatti, qua vedo un percorso per portare tranquillità, stabilità e chiarezza all'interno della propria vita. Questo è un percorso che ha un'origine molto antica. Infatti, qua vedo un passato che in qualche modo sta tornando a galla e che vi sta mettendo a dura prova. Dura prova con un mentale che magari vi può deviare un pochino, oppure vi può scombussolare durante la giornata, delle emozioni molto profonde, intense, delle situazioni che si stanno ripetendo rispetto a situazioni passate. Quindi qui io vedo proprio il ritorno di un passato, ma non il ritorno di un amore
Qui vedo proprio il ritorno di determinate sofferite e sofferenze che stanno riemergendo, voi le state affrontando per arrivare ad una conclusione, per arrivare allo scioglimento di un nodo. Quello che vedo però, variante numero 3, è che qui ci sono veramente diverse difficoltà e visto che stai cercando di sciogliere un nodo in questo momento e di ritrovare chiarezza e stabilità, non ti mancano le avversità, purtroppo. La vita sa anche giocarci dei brutti scherzi e farsi beffe di noi. Quello che vedo però è che nonostante tutto, quindi nonostante i nemici, queste volpi, quindi queste persone ruffiane e anche queste serpi, quindi queste persone che si insinuano nella vostra vita e che cercano di danneggiarvi, in qualche modo voi rimanete integri. Per alcuni di voi qui ci potrebbe essere una sfida molto importante, quindi qualcuno che si sta insinuando nella vostra situazione lavorativa o nella vostra situazione sentimentale. Ognuno di voi può cogliere il messaggio a modo suo, potrebbe essere anche un mix delle due cose. Per cui in questo momento la variante numero 3 potrebbe chiedere perché mi sta succedendo tutto questo, ritroverò la tranquillità, ritroverò la pace interiore. Io qui sento la serpentina che sta cercando in qualche modo di ritrovare il suo equilibrio, per alcuni potrebbero esserci anche delle pratiche di meditazione per ritrovare la chiarezza, per avere tranquillità, ma in generale quello che sto vedendo è che voi cercate dei simboli per capire se siete sul percorso giusto. Se ti sei riconosciuta, variante numero 2, vediamo insieme cosa vogliono indicarti i simboli che stai vedendo in questo periodo. Tra l'altro vi faccio notare il giglio e il giglio, per cui se non state notando dei gigli, delle calle o qualcosa di simile, date un'occhiata al significato del giglio online, perché potrebbe essere un fiore che in qualche modo sta comunicando con voi. Ma in generale qui i messaggi potrebbero essere appunto legati all'acqua, ai fiori, anche alle nuvole e potreste anche avere delle intuizioni. Qui i fenomeni di serendipità possono essere veramente tanti ed è come se arrivassero tutte le volte che li state cercando. Come vi dicevo prima, c'erano la volpe, le piume, gli uccelli e anche i serpenti. Quindi potreste aver sognato i serpenti, vedere spesso il simbolo del serpente. Il simbolo del serpente è anche il cambiare forma, il mutare. La volpe è il vedere le cose con astuzia, guardate cos'è uscito. Quindi anche le nuvole possono essere un segnale per voi. Vediamo un po' cosa vogliono dirvi i segnali che state vedendo. Variante numero 3. Anzitutto qui c'è una situazione bloccata, ferma, emergono tanto anche i nodi. Fate caso se non trovate dei nodi, le cuffie annodate, alcune situazioni, i fili, anche i cavi. Vediamo cosa vogliono dirvi i simboli che state vedendo in questo periodo. Molto bello, molto molto bello. Qui è emerso anche il gatto come animale. Di nuovo l'acqua e la nave. Ma anche le conchiglie. Allora, vi dico, anzitutto qua mi fanno vedere che c'è una figura molto rigida, molto solida, molto inquadrata nella vostra vita che in questo momento vi sta causando dei blocchi, dei ripensamenti, delle emozioni negative, vi sta dando quasi una sensazione di perdita. Potrebbe anche essere che ci sono problemi legati alla figura paterna per alcuni di voi, il prendersi cura anche di un genitore, di un nonno, perché no? Però quello che vedo in particolare è che questa persona vi sta ostacolando, cioè vi sta bloccando. Che sia una situazione affettiva, quindi che vi leghi, che vi tenga legati in qualche modo ad una situazione a cui voi, che non vi appartiene, che non desiderate, o che possa essere un datore di lavoro, un collega che in qualche modo vi sta rallentando nella vostra crescita. Comunque vedo proprio questa figura maschile che sta rallentando la vostra espansione. Da un punto di vista di testa, voi qui state esplorando veramente tantissimo. Vedo dei gran viaggi mentali. Dal punto di vista pratico, invece, vedo dei blocchi. Qui c'è anzitutto il tentativo di questi simboli di darvi tranquillità. Ci sono delle scelte che dovete compiere.
La scelta che dovete compierla usando la testa e vi arriverà l'illuminazione. Vi arriverà anche qualcuno che in maniera inaspettata vi darà un'idea, un consiglio o qualcosa per farvi uscire da una situazione di ristagno. Anzitutto vi dicono: presta attenzione, apri gli occhi, perché qui vedo una persona pura, candida, come vi dicevo prima, anche il giglio contrapposto alla dama. Qua dicono: bisogna aprire gli occhi. C'è qualcuno in qualche modo che ti vuole fare le scarpe. Probabilmente i segnali che vi stanno arrivando sono proprio segnali di questo tipo, quindi cerca di capire chi è, cerca di destreggiarti con questa persona, cerca di fare buon viso e cattivo gioco. Riceverai degli aiuti. Questi aiuti saranno proprio inaspettati perché in questo momento tu ti senti bloccato o bloccato perché dici: ma io cosa posso fare? Non posso fare niente, ho le mani completamente legate e tutto ciò che posso andare a fare in realtà potrebbe creare dei conflitti o delle situazioni di pesantezza. Però qui i simboli vi dicono che è vero che c'è la necessità di creare un po' di scompiglio, ma che in questo scompiglio voi non sarete soli, verrete aiutati. Tra l'altro, un'altra cosa che mi viene molto forte è che per alcuni di voi c'è sicuramente l'attribuire il problema ad un uomo, perché o comunque ad una figura che in qualche modo vi sta, secondo voi, rallentando o ostacolando, ma qui ci sono altri tipi di rallentamenti, altri tipi di problematiche, altri tipi di complicazioni. Potrebbero esserci anche altre persone coinvolte che voi in questo momento state ignorando, variante numero 3. Sicuramente questa serpentina che ha bisogno di fare chiarezza finalmente riuscirà a trovare la sua tranquillità e la sua stabilità dal punto di vista emotivo e affettivo, quindi le difficoltà verranno superate. Però quello che dice qui è che c'è bisogno di farsi furbi. C'è bisogno di evitare degli ostacoli, evitare di ricadere in vizi, in circoli passati, di non andarsi a infilare in situazioni difficili da superare e cercare proprio di destreggiarsi. Allora, per alcuni di voi proprio mi viene in mente che potreste sentirvi come sospesi, ok? Quindi non sapere veramente dove mettere i piedi. Però qua vi dicono: nel momento in cui vi fermerete e anche quando sarai in difficoltà, i messaggi ti arriveranno. Per alcuni, vi ripeto, potrebbe essere proprio qualcuno che vi aiuta, per altri potrebbe essere il ricevere un'illuminazione, perché qua vedo anche delle persone che ricevono proprio dei flash, quindi anche dei déjà vu per alcuni, che vi aiuteranno a superare diverse difficoltà e diversi conflitti nell'ambito familiare e a ritrovare la vostra tranquillità emotiva. Vediamo cosa vi dicono anche gli oracoli. Happy, happy, quindi c'è la ritrovata felicità e sotto una nuova vita. Quindi qui c'è proprio un rinnovamento energetico molto importante. Le carte, le energie che state osservando in questo momento vogliono proprio comunicarvi che ci sarà un evento che vi ripristinerà la gioia. Qualcosa per cui avete lottato, per cui ci sono state delle difficoltà, ci sono stati dei presagi negativi, avete avuto paura, avete avuto ansia. Ecco, questo qualcosa per cui ci sono stati dei conflitti o delle difficoltà verrà presto riparato e risanato. E vi ripeto, vi arriva un aiuto del tutto inaspettato. Mi viene molto in mente, qui intanto è uscita questa qua. La metto qui, quindi le conclusioni sono vicine ad essere raggiunte e aspettati un grande cambiamento. Io per alcuni di voi ho interpretato, cioè mi è venuta proprio in mente una lettura del I Ching, una riga mutante che una volta mi è capitato di leggere, che recita proprio ricevere il cibo con due ciotole da una finestra secondaria, quindi proprio ricevere aiuto inaspettato, un grande aiuto inaspettato da chi non ce lo si aspetta. In ogni caso, qui vanno prese delle conclusioni e la fine di questo periodo difficile finalmente arriverà. Io spero che a voi il video sia piaciuto e che abbia risuonato con voi, perché è una bella lettura carica di speranza. Con questo vi aspetto al prossimo interattivo. Se non vi siete ritrovati nella descrizione iniziale, tornate all'inizio del video e scegliete un'altra variante. Ciao!